siamo con Daniele Fassin, presidente EAD di Monterosa. Buonasera e benvenuto su Blogosfere. Che inverno ci dobbiamo aspettare da Monterosa Ski? Quali saranno i prossimi eventi, le prossime manifestazioni in programma? La prima cosa che speriamo è che arrivi tanta neve, siamo tutti col naso lì in su che l'aspettiamo e qualche avvisaglia ce l'ha già fatta vedere, quindi siamo speranzosi. Poi il 26 novembre saremo pronti ad aprire le nostre piste e quindi aspettiamo tanti turisti. Per attirare più turisti stiamo organizzando tanti eventi. Il primo sarà il 26 novembre con l'inaugurazione del nuovo impianto che porta sul ghiacciaio. Il 4 dicembre ci sarà la Magic Night, che da alcuni anni è la vera apertura, la vera festa di apertura di Monterosa. È un appuntamento molto aspettato da tutti. Dopodiché avremo delle manifestazioni sportive, quindi Mystic Experience, il Vertical Tour, il Monterosa Ski Alp, che segue un po' tutte le discipline, dallo sci alpinismo allo snowboard al freestyle. Ci sono anche degli eventi, delle manifestazioni dedicate espressamente ai bambini e alle famiglie. Per i bambini e per le famiglie stiamo dando tanti servizi, perché è una richiesta sempre maggiore, e quindi abbiamo già due baby club, due kinderheim, e ne stiamo aprendo un terzo. Stiamo facendo delle zone di animazione, delle zone dove i bambini possono divertirsi in sicurezza. Tutti gli anni facciamo qualche zona in più con i tappeti, di modo che non solo i bambini si possono divertire, ma i genitori possono sciare tranquillamente, lasciando i bambini guardati da gente specializzata, e quindi possono sciare in tutta tranquillità. Ricordiamo l'indirizzo web dove poter trovare tutte queste informazioni. Il nostro sito è www.monterosaski.com. Grazie mille.